Siamo all'esterno del cantiere della Madaroni, un'impresa edile che sta costruendo un palazzo da più di 62 anni. L'uomo che vedete è Dino San Rognone, un muratore disperato che è stato appena licenziato. Dino ha deciso purtroppo, o per fortuna, di suicidarsi, trafiggendosi il cranio con un colpo di pistola ben assestato. Come vedete dal suo volto, il San Rognone non sembra affatto intimidito dalla videocamera. Anzi, la prospettiva di essere visto da milioni di telespettatori alimenta le sue mire suicide. Ma guardate ora quest'altra inquadratura. Riprende esattamente lo stesso evento, ma da un'angolazione diversa. Si tratta infatti di un altro video amatore. Accortosi della seconda videocamera, Dino sembra ancor più bramoso di morte suicida mediatica. Ma poco prima di premere il grilletto, l'uomo va in panne. Non sa in che camera guardare nel momento di morte. Tutto questo trambusto scatena l'ira di uno dei due video amatori che, come potete sentire, intima all'altro di interrompere le riprese. Ma quest'ultimo non ne vuole sapere ed in poco tempo si scatena una violenta rissa tra i due. A farne le spese è proprio il povero Dino San Rognone, che dopo aver constatato la perdita dei sensi di entrambi i cameraman, privato del suo momento di gloria suicida, decide di abbandonare l'impresa.